Per l'economia marchigiana noi siamo molto preoccupati perché una fetta importante della nostra produzione riflette su quei mercati. L'export verso la Russia vale 274 milioni, quello verso l'Ucraina vale 80 milioni di euro e quindi dobbiamo capire come diversificare questo rischio e cercare insieme alle imprese, agli imprenditori e alle associazioni di categoria vedere cosa la Regione Marche può materialmente e concretamente fare per sostenerle e diversificare questo rischio. La prossima settimana ho convocato una riunione in Regione con le associazioni di categoria proprio per discutere di eventuali misure da decidere a prendere insieme e comunque per stare a fianco ai nostri imprenditori che rischiano un colpo durissimo dalle eventuali sanzioni che verranno prese su quei mercati. In questo momento, tuttavia, la nostra prima preoccupazione è quella delle vite umane che vengono minacciate e ci sono già diversi morti tra i civili, tra i soldati. Quindi, mentre ci occuperemo anche di eventuali soluzioni e di risposte per l'economia, in questo momento il nostro primo pensiero va alle vittime di questa tragedia.